Ciao ragazzi e ben ritornati ancora in mia compagnia. Oggi vi presenterò un allenamento per bruciare grassi che è anche divertente, se vogliamo chiamarlo, in quanto utilizzerò un attrezzo che più che chiamarlo attrezzo fitness è qualcosa che tutti abbiamo a disposizione all'interno delle nostre case, in quanto utilizzerò una confezione di acqua da 6 da 1,5 litri. Assicuratevi sempre che la presa della vostra confezione d'acqua sia, diciamo, non usurata e che tenga, in quanto dovremo andare a impugnare la nostra confezione d'acqua proprio dall'impugnatura. Quindi prima di cominciare il vostro workout, controllate che la presa sia salda, se no si rischia di rompere la parte della presa della confezione della bottiglia durante l'esecuzione di alcuni esercizi che a breve vi mostrerò. Io vi spiegherò gli esercizi passo a passo. Ve ne mostrerò 10 di ogni esercizio, però voi a casa cercate di eseguirne il numero maggiore possibile, quindi di eseguire dei massimali fino all'esaurimento, diciamo. Allora, partiamo con il primo esercizio, che è lo swing con le bottiglie d'acqua. Naturalmente io non andrò a eseguire uno swing completo perché comunque per lavorare sempre in sicurezza, ma io farò un mezzo swing, quindi le braccia non le alzerò completamente come di solito siete abituati a vedermi eseguire lo swing. Quindi la prima cosa da fare è questa: pieghiamo le gambe, quindi non andiamo mai a prendere la nostra confezione d'acqua in questo modo, ma dobbiamo sempre caricare sulla parte del gluteo e il quadricipite. Quindi andiamo a fare questo, afferriamo con tutte e due le mani il manico della nostra confezione d'acqua e cominciamo a fare oscillare la confezione d'acqua dietro le nostre gambe, spingendo i glutei all'indietro, immaginando di doverci mettere vicino al muro. Quindi adesso ve lo farò vedere anche sul lato. Quindi faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi il movimento è questo, quindi ci spingiamo dietro con i glutei immaginando di dover andare a appoggiare il gluteo al muro. Lancio la confezione d'acqua dietro e poi mi spingo in avanti, contraendo il gluteo e spingendo la parte del bacino in avanti. Ok, quindi di questi ne eseguiamo una ventina, 20-25 circa. Passiamo al secondo esercizio. Io vado a mettere la confezione d'acqua in mezzo, cercando di avere abbastanza spazio sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. E andiamo a scavalcare sul lato la nostra confezione d'acqua, quindi facendo prima con un piede e poi con l'altro. E 10. Bene, chi se la sente dopo questo può effettuare il salto a piedi uniti. Io ve lo mostrerò, però se per caso avete paura di cadere o inciampare, allora limitatevi solo a fare questo, di scavalcare la confezione d'acqua prima con un piede e poi con l'altro. Chi invece se la sente e non ha paura magari di inciampare nella confezione d'acqua può eseguire anche il salto laterale a piedi uniti. Bene, quindi se ve la sentite lo fate questo, è abbastanza intenso. Anche di questi cerchiamo di farne il numero massimale. Quindi quando sentite che siete molto affaticati, allora interrompete l'esercizio. Passiamo all'esercizio successivo che è questo. Andremo a fare questo movimento. Allora, andiamo ad abbassare la mano sulla confezione d'acqua. Mentre io vado a toccare con la mano la confezione d'acqua, la gamba vicina alla confezione d'acqua si porta dietro, che deve rimanere tutta distesa e
alzata al massimo. La gamba invece che rimane in appoggio, che è quella più esterna rispetto alla confezione d'acqua, resta leggermente piegata. Quindi avremo questo. Uno, quando torno poggio leggermente la punta del piede sulla confezione d'acqua. Due, ve ne farò vedere 5 per ogni gamba. 3, cerchiamo di tenere il bellico risucchiato. 4, 5. Ci spostiamo di là, quindi andiamo a poggiare la mano della parte laterale che è più vicino alla confezione d'acqua, quindi in questo caso è la sinistra. Come prima, solleviamo la gamba dietro, quella che è sempre più vicino alla confezione d'acqua, cercando di tenerla al massimo distesa e alzata. Manteniamo l'ombelico risucchiato e la gamba d'appoggio resta sempre leggermente piegata. E come prima avremo uno, mi slancio, due, mi slancio, tre, mi slancio, quattro, mi slancio, l'ultimo, cinque, e mi slancio. Benissimo. Anche di questi cercate sempre di farne 15-20 per gamba. Passiamo all'esercizio successivo che è il sumo stacco. Quindi io parto con la confezione d'acqua al pavimento, mantenendo le gambe divaricate con le punte aperte ai lati. Andiamo a spingere sempre dietro i glutei, mantenendo l'ombelico risucchiato, la schiena dritta, e faremo questo. Uno, due, stringo al massimo i glutei, tre, quattro, cinque, ve ne faccio sempre vedere 10, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Passiamo all'esercizio successivo dove andiamo a girare la confezione dalla parte più larga e andremo a fare questo. Quindi alterniamo le punte dei piedi sulla confezione d'acqua. Io ve ne farò vedere sempre 10, però voi cercate di farne almeno 20-30. Quindi le mani le tenete o libere o nei fianchi, dove vi viene meglio, schiena sempre dritta e andremo. E 10. Perfetto. Chiudiamo con un ultimo esercizio dove andremo a lavorare sugli addominali. Quindi rimettiamo la nostra confezione d'acqua come l'avevamo posizionata in partenza, in questo modo. Andiamo a appoggiare la parte del polpaccio sulla confezione d'acqua. In questo caso è la gamba destra che è poggiata. Andiamo a portarci all'indietro cercando di rimanere con la parte inferiore solo della schiena al pavimento, mentre la parte superiore della schiena rimane sollevata. Massima contrazione addominale, andiamo a staccare anche la gamba sinistra, braccio sinistro lo poggiamo al pavimento e facciamo questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facciamo la stessa cosa di là. Sposto la confezione d'acqua e ci poggio sopra sempre la parte bassa del polpaccio e caviglia. Andiamo a tenere la parte inferiore della schiena appoggiata al pavimento e il braccio destro in modo da avere più supporto ed equilibrio a terra. E andiamo. 1, 2, 3, cerchiamo di non muovere la schiena troppo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi in questo esercizio la parte del tronco rimane quasi completamente immobile. La parte che si muove maggiormente è la gamba e dopo andiamo a fare una leggera torsione con la parte della spalla opposta alla gamba che si muove. Ok, chiudiamo con un esercizio di allungamento. Andiamo a tenere le mani tutte e due posizionate sulla nostra confezione
di acqua, ci spingiamo dietro e ci allunghiamo al massimo, mantenendo i glutei distaccati dai talloni e le braccia belle distese. Ok. Con calma ci possiamo aiutare anche con la confezione d'acqua per risalire, quindi tenendo sempre le mani poggiate, andiamo ad alzarci e manteniamo completa estensione delle gambe e scivoliamo giù fino a toccare con le dita la nostra parte del pavimento. Rimaniamo in questa posizione per circa 20-30 secondi e lentamente, piegando le gambe, facciamo scivolare piano piano le nostre mani. Risaliamo lentamente. Ok, benissimo. Quindi il nostro workout con l'utilizzo di una confezione d'acqua è terminato. È un allenamento che si può fare ovunque, anche all'aperto, e come attrezzo non abbiamo altro che questa confezione di acqua. Mi raccomando, cercate sempre di eseguire circa 20-25 ripetizioni o se no dei massimali. Io ve ne ho mostrati solo 10 per una questione comunque di tempi, però se siete bravi il workout completo dura meno di 10 minuti. Io vi consiglio di eseguire sempre 2-3 round. Ciao e buon allenamento!